Vorrei soltanto iniziare con la citazione di una lettera mandata da Camillo Benso di Cavour il 17 marzo 1861 a Massimo D'Azeglio. «De ce jour, l'Italia affirme hautement en face du monde sa propre existence». Comincia così l'intervento di Eco. Sembrerebbe un paradosso. Proprio il 17 marzo 1861, il giorno della proclamazione del Regno d'Italia, due protagonisti di questa unificazione, Cavour e D'Azeglio, comunicano in francese. Quindi in questo caso la lingua è stata un fattore inutile per l'unità. Ma invece, quali sono stati i rapporti tra l'Italia e la sua lingua in questi ultimi 150 anni? E qual è la particolarità dell'italiano rispetto ad altre lingue? Ora le lingue evolvono, è il loro mestiere. E un lettore inglese che prendesse in mano i Canterbury Tales di Chaucer, che è scritto in Middle English, non riuscirebbe a capire niente. Mentre un italiano, prendendo in mano un testo scritto 60 anni prima di Chaucer, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, capisce benissimo. Questo cos'è? Una fortuna per i nostri scolari che non devono fare sforzi nelle scuole elementari e nelle scuole medie? No, è una sventura per un paese la cui lingua, non essendo stata parlata da mercanti, guerrieri, cittadini, eccetera, non si è evoluta. Prendete uno straniero che impara l'italiano dalla Dante Alighieri o un nostro studente della media e dategli da analizzare, ai serva Italia di dolore ostello, nave senza donchieri in gran tempesta, non donna di province ma bordello, e d'altro canto, o patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne, i simulacri e le erme e torri degli avi nostri, è molto difficile riuscire a dire che tra questi due testi passano 500 anni, e anzi, a dire la verità, Leopardi ci pare un pochino più arcaico di Petrarca. Eppure l'italiano è stato l'unico senso di italianità, perché si può dire che durante i secoli in cui, come voleva poi più tardi Metternich, l'Italia era soltanto un'espressione geografica, l'Italia nasce con Saoco che è le terre perché le finiche chi contiene. Ma d'altro lato, questo italiano, essendo stato parlato, e De Mauro ce l'ha raccontato a sufficienza, dal popolo, ma solo da una bassa percentuale di intellettuali, non si è evoluto. Se ricordiamo che litigando con Cavour, Vittorio Emanuele II gli dice chi è l'embirichin, e glielo dice giustamente in torinese. Ma davvero la lingua può essere causa di identità nazionale? No, molti secessionisti fiamminghi, eccetera, hanno dimostrato che ci può essere un francese parlato in Vallonia, in Svizzera, in Francia, ci possono essere le stesse lingue parlate in paesi diversi. Eppure ecco un paradosso. Gli unici che ritengono l'italiano come base stessa di un senso di identità nazionale sono proprio oggi coloro a cui l'idea di un'Italia post-risorgimentale dà noia. E infatti che altro non sono le tentazioni striscianti di tornare al dialetto negli atti pubblici, nelle targhe stradali o nell'insegnamento scolastico, se non la volontà di minare il potere di quella lingua che appare evidentemente come la garanzia di permanenza del senso di identità nazionale.